Cerchio sciamanico dal titolo Sciamanesimo Trans nella Grecia antica, ed è ospite con noi questa sera Angelo Tonelli, che è, credo, uno dei massimi esperti di studioso della Grecia antica, che è un tipo autore di numerosi libri e traduttore dei più grandi classici della Grecia. Due parole così, perché è nato questo cerchio? Semplicemente perché a fine ottobre ho visitato la Sicilia. Per la prima volta, devo ammettere, in 60 anni, e sono rimasto colpito proprio dalla presenza imponente, maestosa, bellissima che hanno lasciato i greci in Sicilia, la Magna Grecia. E mi ha un po' incuriosito questa cosa e quindi ho sentito Angelo, che conosco da anni, con cui abbiamo già collaborato, e lui mi ha parlato appunto dei suoi studi che sta facendo, diciamo, sul collegamento tra lo sciamanesimo, la trans e le pratiche spirituali, direi, non so se è corretto, che facevano nell'antica Grecia. E quindi io sono molto molto contento di essere qui e sentire direttamente dalla voce di Angelo un po' di queste cose. Faremo comunque anche un'esperienza verso la fine, e quindi se avete qualche cosa mi potete mandare in chat e alla fine faremo un'esperienza e anche all'inizio adesso. Fare qualche cosa e io dico allora godiamoci questo cerchio e ascoltiamo Angelo che cosa ci dice e cosa ci farà fare questa sera. Prego Angelo. Bene, grazie Nello, mi sentite? Benissimo, sì, ti sento Ok, benissimo. bene. Sono assai felice di questa occasione di poter parlare. Sono anticipazioni da un mio libro che uscirà poi a giugno con Feltrinelli su sciamanesimo, trans e estasi nella Grecia antica. E sono studi che sto facendo da parecchio tempo, da tempo veramente immemore, non mi ricordo più quando ho iniziato, però non finiscono mai. La cosa interessante è che facendo questi studi mi sono accorto che noi abbiamo una grande tradizione di tipo sapienziale, sicuramente, vi cito soltanto Parmenide, Eraclito, Empedocle e così via, ma anche poi di tipo sciamanico nella nostra Magna Grecia. Veramente centrale. Allora, io prima di iniziare a leggervi qualche testo, sia di Empedocle che dichiara i suoi poteri di tipo sciamanico, sia alcuni stralci dalle Baccanti di Euripide, perché le Baccanti sono le sciamane dionisiache, e per poi concentrarmi soprattutto su due figure, ovvero sia Abaris, lo Scita, questo sciamano apollineo che viene dagli Iperborei, che localizzeremmo in Mongolia, quindi popolo di arcieri, di sciamani, che viene da lassù fino alla Magna Grecia a contattare Pitagora, con cui parleremo anche di Pitagora e delle pratiche meditative, incubatorie, musicali dei pitagorici. Poi parleremo anche di Aristea, che è un'altra di queste figure sciamaniche, a cui si attribuiscono bilocazioni e anche la trasformazione, o meglio, la identificazione con un animale di potere, il corvo, sotto forma del quale egli è al seguito di Apollo. Ecco, e vedremo anche qualche pratica particolare in Socrate. Però prima di iniziare, anche per toglierci un attimo da tanti pensieri o impressioni ordinarie, io vi suggerirei, se ne avete voglia, lo faccio anch'io, di chiudere gli occhi e di fare cinque iperventilazioni, che sono queste.
Ecco, ne facciamo 5 tutti insieme, occhi chiusi, e poi stiamo un attimo in meditazione, e poi cominciamo. Ok, allora direi di chiudere gli occhi e facciamo queste iperventilazioni piuttosto profonde, via 5 volte. Bene, rimaniamo occhi chiusi. E adesso rilassiamo le spalle e in generale il più possibile tutto il corpo e facciamo invece delle inspirazioni e espirazioni diaframmatiche, quindi quelle che si gonfia la pancia sostanzialmente, se si riesce, se no respirazioni profonde. Facciamone altre 5, lente, profonde. Restiamo ancora con gli occhi chiusi e portiamo l'attenzione al respiro. Normale adesso il respiro, cioè facciamo che diventi il centro della nostra attenzione. Bene, ora chiudiamo questa parte breve esperienziale facendo una inspirazione una apnea contando fino a 7 e poi un'espirazione, lo facciamo 3 volte. Quindi inspiro, apnea contando a 7, espiro per 3 volte. Via. Bene, piano piano apriamo gli occhi. Mi sentite bene ora? Sentiamo bene, sì. Sì, benissimo. Bene, allora vorrei iniziare
proponendovi le parole, appunto a proposito di Sicilia, dove è stato Nello e che ci ha fatto vedere quelle bellissime immagini iniziali, con le parole scritte, perché questa è la testimonianza scritta, di Empedocle di Agrigento. È importante perché l'unica testimonianza scritta antica di una dichiarazione da parte di un sapiente di avere poteri di tipo sciamanico. Empedocle era contemporaneamente sciamano, studioso della natura, poeta, perché scrive in esametri, quindi unifica un po', e sarebbe auspicabile al giorno d'oggi, la figura dello scienziato con quella dello sciamano, del mistico, in una sintesi importante. E quello che ci dice Empedocle è questo, il frammento 110 di Erzcrantz, che è l'edizione di tutti i presocratici cosiddetti. Quanti sono i farmaci contro i mali e contro la vecchiaia tu apprenderai, perché per te solo io voglio completare tutti questi insegnamenti. Quindi già è uomo di guarigione contro i mali e la vecchiaia. E poi aggiunge, e placherai la furia di venti infaticabili che levandosi sulla terra devastano i campi con le loro folate. E se lo desideri a tua volta susciterai soffi benefici e dalla pioggia scura creerai siccità opportuna per gli umani. E dall'arsura estiva farai scaturire correnti che nutrono gli alberi e sgorgeranno nell'etere e trarrai fuori dall'ave il vigore di un uomo estinto. Quindi si dichiara capace di insegnare al suo discepolo a guarire, a far sorgere i venti e a farli placare o trasformarli in venti positivi, a far smettere di piovere, a far piovere e a trarre fuori dall'ada il vigore, il termine greco è menos, come dire principio profondo, è difficile da rendere, di un uomo estinto. Quindi c'è anche il rapporto con l'aldilà e con gli spiriti. Non sappiamo se, come nella tradizione orientale, teniamo conto che Oriente e Grecia erano molto più connessi di quello che tende a farci pensare certa manualistica, così alla page, erano molto connesse, e quindi se ci fosse la stessa operazione che facevano, che fanno gli sciamani, sapienti, orientali, in particolare tibetani, ma non solo, in generale è pratica diffusa nello sciamanesimo di varie latitudini e longitudini, di contattare lo spirito del trapassato per guidarlo nel viaggio nell'aldilà. Ecco, a me sembra veramente importante sapere che nel nostro DNA italiano, non sono un nazionalista, ma l'Italia la amo e amo la Magna Grecia, nella nostra Magna Grecia c'è una potentissima tradizione di pratiche spirituali che andrebbe assolutamente recuperata a livello culturale e non solo nelle scuole, nelle varie sedi, perché qui si gioca un salto o una caduta antropologica dell'essere umano che può o recuperare la dimensione sciamanico-spirituale o precipitare in questa deriva transumanistica, disumanizzante e depauperante della complessità dell'interiorità. Ecco, in Magna Grecia non c'era solo Empedocle di Agrigento, che siamo nel V-IV avanti Cristo, ma c'era Pitagora. Pitagora è un po' l'evidenza grigia, la figura occulta alla base di tutta la sapienza e delle pratiche spirituali che poi troviamo in Parmenide, altro grande maestro a Elea, no? In Campania. Empedocle si dichiara discepolo di Pitagora. Abbiamo, ecco,
Nell'ambito del pitagorismo, facendo queste ricerche sullo sciamanesimo, la transcendenza della Grecia antica, ho visto che c'è proprio quello che si cercava e si auspicava di trovare, ovvero sia delle pratiche spirituali, delle discipline spirituali paragonabili alle pratiche meditative orientali, ma diverse. In particolare, in Pitagora, i pitagorici praticavano l'incubazione nelle grotte. E in questo senso erano collegati ad Apollo Folercus, cioè Apollo custode delle grotte. Avevano queste esperienze diciamo, di deprivazione sensoriale nelle grotte, che è diffusa nello sciamanesimo in generale, ma che ritroviamo anche in un altro grande sapiente sciamano greco, che è Epimenide di Creta, del quale le testimonianze ci dicono che si addormentò in una grotta e ci stette 40 anni. Alla fine lì ebbe contatti con Aletei, alla verità e altre divinità, e uscì portando una rivelazione e fu consacrato come grande purificatore. Lo chiamarono Atene quando ci fu una peste per purificare la città, anche perché c'era l'idea, c'era stata una strage e nell'antichità, quando c'erano delitti, si chiamavano i purificatori per purificare il luogo dove erano avvenuti questi delitti e liberare così la città dalla peste e dalle possibili conseguenze di questo che i greci chiamavano miasma, questa macchia, questa contaminazione. Epimenide è un esempio di incubazione sciamanico-sapienziale in una grotta. Poi ha scritto, perché a differenza di tanto sciamanesimo, qui siamo con figure intermedie, ovvero sia Empedocle scrive, Epimenide scrive, cioè uniscono la figura dello sciamano con quella del sapiente, il Sophos, ma di Abaris non abbiamo nulla, di Aristea non abbiamo nulla, abbiamo solo testimonianze su di loro. Ecco, le pratiche spirituali dei pitagorici erano l'incubazione nelle grotte, la pratica del silenzio, che era sia un silenzio quando entravi nella scuola pitagorica, che era una cerchia iniziatica ispirata dalla tensione a superare la condizione umana ordinaria e a ricongiungere l'interiorità con il divino. Quindi c'era entrare nella cerchia pitagorica e stavi in silenzio per anni, però era anche una pratica interiore di ascolto. Il silenzio è tuttora, ci sono i ritiri del silenzio in tante tradizioni. Questa è una seconda disciplina importante della tradizione pitagorica. Sappiamo anche, e lo sappiamo proprio tramite Empedocle, che i pitagorici praticavano una respirazione diaframmatica simile a quella del pranayama yogico. La respirazione diaframmatica è la base, no? L'abbiamo fatta anche così accennata prima, no? È la base proprio delle respirazioni meditative, delle respirazioni di rilassamento, di connessione tra la testa e il cuore attraverso il respiro. E c'è un riferimento in Empedocle a una sorta di sapienza che si incarna nel diaframma, nelle prapides, il termine greco prapides. Un'altra pratica importante, un'altra disciplina spirituale importante dei pitagorici era la pratica della anamnesis, cioè il ricordare tutto quello che si è fatto durante la giornata. Però non finiva qui, perché la anamnesis, cioè l'esercizio di memoria, andava a sfondare le barriere dell'io ordinario, anche grazie alle correlate pratiche di incubazione nelle grotte e del silenzio e di respirazione, e andava a diventare memoria delle vite precedenti,
Empedocle stesso ce ne parla in questi termini, di Pitagora, che poteva ricordare anche 20 generazioni prima. Quindi abbiamo anche in ambito pitagorico le figure dei tulku tibetani, cioè quelli i reincarnati, quelli che ricordano le vite precedenti. Tra l'altro, nota interessante, facendo questi studi mi sono accorto che anche Socrate praticava discipline psicocorporee che alcuni assimilano alle pratiche taoiste, ovvero si assinava di lui che durante una campagna militare stette 24 ore immobile, fisso, impalato, con un freddo terribile, in uno stato di assorbimento interiore. Altrove, tipo nel simposio, in altri dialoghi, si racconta di Socrate che prima di entrare nel banchetto se ne sta seduto, zitto, immobile, in uno stato di assorbimento meditativo. Quindi anche quello, poi Socrate parlava col Daimon, no? Che gli diceva cosa non fare. Oppure, insomma, questo Socrate, che viene visto di solito come il razionalista, in realtà anche egli è radicato in questo sfondo di pratiche meditative, contemplative, sciamaniche, catartiche. Ecco, ciò detto, vorrei accennare brevemente a Dioniso e allo sciamanesimo dionisiaco perché ha a che fare col tamburo e credo che sia di grande interesse per voi, come lo è per me. E le Baccanti di Euripide, che è questa tragedia bellissima che vi invito a leggere. Peraltro stiamo mettendo in scena quest'anno con la mia compagnia di teatro iniziatico, c'è un riferimento alle Baccanti, che sarebbero le seguaci di Bacchos, Dioniso, che sono queste donne sciamane iniziate alla spiritualità dionisiaca, che è una spiritualità della trance. Dove c'è Dioniso c'è la trance, quindi è un dio sciamanico per eccellenza, collegato col tamburo e col flauto anche, usati combinatamente, così come nella Taranta, nella pizzica tarantata, che è l'erede del sciamanesimo bacchico e dionisiaco e anche di quello coribantico, di cui vi dico qualcosa, anche nella Taranta si usa il tamburo per favorire la trance, la catarsi associata spesso al flauto, al violino, ad altri strumenti. Il tamburo lavora più nella pancia, se vogliamo, il flauto, il violino più nella testa, ed è quindi una combinata di stimoli che favoriscono il trascendimento dell'io ordinario. Le Baccanti, nella omonima tragedia di Euripide, sono donne possedute da Dioniso, seguaci di Dioniso, che vengono rappresentate nei monti a contatto con la natura. Non mi dilungo sulla trama che è molto significativa, però vi leggo qualche stralcio dalle Baccanti stesse in cui si dice: O Tebe, è la città dove è ambientata la tragedia, che ha in utero Semele, la madre di Dioniso, incoronati di Edera, che è la pianta sacra a Dioniso. Germoglia, germoglia di verde smilace dai bei frutti, altro rampicante sacro a Dioniso. Celebra Bacco, cioè Dioniso, con rami di quercia di abete, o di abete, indossa le pelli screziate di cerbiatto, così si vestivano le Baccanti, questo contatto col mondo animale. Consacrati con i tirsi violenti, i tirsi erano dei bastoni, spesso avevano una pigna in cima, a volte venivano anche accesi. Ben presto danzerà tutta la terra quando Dioniso guiderà le Baccanti verso il monte, dove risiede l'orda delle donne. Lontano dai telai, lontano dalle spole, gli ha incalzati il pungolo della trance, sottinteso di Dioniso. E poi ancora. O rifugio dei Cureti o divine grotte di Creta dove nacque Zeus, là nelle caverne i coribanti dall'elmo a tre punte escogitarono per me questo cerchio di pelle ben tesa, dice la Baccante, cioè il tamburo.
e nella frenesia del rito bacchico lo mescolarono al soffio dei flauti, frigi dal dolce suono, e lo affidarono alla mano della madre Rea, rimbombo che accompagna gli Evoe, c'era un grido mantrico delle baccanti, e i satiri in delirio lo ebbero dalla dea madre e lo adattarono alle danze delle feste che si celebrano ogni 3 anni per la gioia di Dioniso. Quindi abbiamo questa associazione di tamburo e flauto a suscitare la trance delle baccanti. Il riferimento ai coribanti è interessante perché i coribanti erano altre figure sciamaniche di guarigione attraverso la musica, che erano capaci, loro già avendo sperimentato la follia, guaritori feriti si direbbe, no? Con terminologia contemporanea, di placare la smania, la esaltazione eccessiva delle persone attraverso un uso omeopatico della musica, cioè una musica estremamente scatenata. Quindi riuscivano a placare forme di, non so se chiamarla isteria, forme di esaltazione, forme di quello che ci pare, con una musica che produceva come la taranta. Non so se qualcuno di voi ha mai partecipato a cerchi di taranta in chiave proprio catartica, scatenando al massimo le energie, portando alla mania, cioè alla follia sacra, si aveva un effetto in realtà poi di alleggerimento, di pacificazione, no? È proprio il principio della catarsi che ritroviamo anche nella bioenergetica e in altre discipline. Bene, ciò premesso, quindi tenendo conto che in Grecia Dioniso è un dio preminente, che Dioniso è il dio che è presente nei misteri eleusini, che erano la fondamentale esperienza religiosa, ma non come la nostra esperienza religiosa di oggi, che andiamo in chiesa a pregare, c'è un rito a cui partecipiamo. Là si trattava di entrare in una situazione di trance collettiva guidata da sacerdoti sciamani, gli ierofanti e le ierofanti, e sperimentare stati di disgregazione dell'io che consentivano di accedere alla visione suprema, l'epopteia, proprio perché ci si liberava dalla dimensione limitante della coscienza ordinaria di veglia. E quella era un'esperienza a disposizione di tutti e di tutte, purché fossero greci e greche, ed era una esperienza iniziatica, non era un apprendimento. Era una sorta, ci sono testimonianze dei padri della Chiesa che per confutare e ridicolizzare i misteri eleusini, pagani ce li descrivono, ma sostanzialmente c'è Plutarco anche, oltre che alcuni padri della Chiesa come Clemente Alessandrino, che ci dicono che durante l'esperienza collettiva nell'ambito del telesterio, cioè della grande sala delle iniziazioni, eleusina, si sperimentavano tremori, sbigottimenti, percorsi labirintici alla luce delle torce e quindi anche al buio, e tutto ciò poi portava alla visione suprema. Ecco, chiuso questa breve notazione su Dioniso, arriviamo adesso un po' al protagonista della nostra serata. Perché protagonista? Perché è una figura di sciamano apollineo legato al culto di Apollo, che si chiama Abaris, e il lessico della Suida, che è un lessico, che è una specie di dizionario, no? Delle cose notevoli, arcaiche, antiche, ci dice che era scita. Gli sciti sono questa popolazione nomade che fa proprio da connessione tra le colonie più a nord-est della Grecia, siamo ai confini con la Russia, e l'estremo oriente.
gli sciiti sono, ci sono anche degli studi su questo popolo che fa da connessione in fondo tra Oriente e Occidente e sono in contatto con i mongoli. Ebbene, di Abaris ci viene detto da Giambrico nella Vita di Pitagora, linea 91-93, Abaris dunque era venuto dagli Iperborei. Gli Iperborei, accennavo, sono al di là di Borea, cioè del vento del nord, no? E vengono localizzati o nell'estremo polo nord, o più, secondo me, veridicamente, nell'estremo nord-est, in Mongolia, a contatto quindi con la Cina, con l'Oriente estremo. Ci dice Giambrico, Abaris dunque era venuto dagli Iperborei come sacerdote dell'Apollo di quei luoghi, vecchio e sapientissimo delle discipline sacre. Poi ci dice, di ritorno dalla Grecia nella sua terra, per consacrare nel sacrario iperboreo del dio l'oro che aveva raccolto, passando per l'Italia vide Pitagora, e questo è il punto interessante, una connessione tra uno sciamano sciita dedicata ad Apollo, e ricordiamoci che di Apollo si diceva che esistesse un Apollo iperboreo che ogni anno andava portato dal suo carro condotto da cigni nell'estremo nord, poi ritornava, c'è cioè un Apollo eliaco solare mediterraneo e uno più brumoso, l'Apollo dei lupi, l'Apollo liceo, che non voleva dire, come io mi credevo da ragazzo, l'Apollo che c'ha a che fare col liceo, ma con gli ucoi, con i lupi. Ebbene, abbiamo una connessione tra uno sciamano che viene dagli Iperborei, dai Mongoli, dai confini con la Cina, con l'estremo oriente, e Pitagora. Vide Pitagora e ne colse la grandissima somiglianza con il dio di cui era sacerdote, cioè con Apollo. Era sicuro che Pitagora non fosse un uomo simile al dio, ma proprio il dio stesso, ovvero sia Pitagora come portatore di un principio divino apollineo, di cui era il vaso, un po' come in altre tradizioni abbiamo riferimento a profeti che hanno in sé il Dio, non l'ultimo Cristo, no? Lo deduceva il fatto che fosse il Dio stesso dai tratti venerandi che osservava in lui, e dai segni di riconoscimento di cui era già a conoscenza in quanto sacerdote. Quindi, in base a certi segni, vede Pitagora come incarnazione di Apollo o di un principio apollineo. Pensate in Oriente coloro che sono incarnazione dei Buddha. Ecco, cioè è molto. Se noi teniamo presente questa vicinanza tra la Grecia antica e l'Oriente, anche estremo, capiamo molto meglio tante cose anche della filosofia greca, la reincarnazione in Platone, in Empedocle, capiamo meglio le discipline meditative che ci sono nei pitagorici, capiamo meglio come il grande uno, l'essere di Parmenide, sia simile al Brahman delle Upanishad, come Eraclito e l'unità degli opposti siano vicini al taoismo, Elohim e Yang. Non che ci sia una passiva derivazione, ma c'era una circolazione sapienziale sciamanica perché non vivevano come Tarzan e Jane nella capanna dello zio Tom, cioè c'era molta più evoluzione, vita allora di quanto si immagini, e forse anche una grande superiorità a livello profondo rispetto all'Homo sapiens, che di essere sapiens lo deve dimostrare in primis, non dandosi, scusate il termine, delle martellate nei coglioni, come sta facendo a tutte le latitudini e longitudini del mondo contemporaneo. Bene, comunque, dice, restituì a Pitagora la freccia, era una freccia d'oro, e presso i mongoli la freccia era sacra, che impugnava quando si allontanò dal tempio affinché gli fosse di aiuto nelle difficoltà di una così grande peregrinazione. Ci dice che trasportato da essa attraversava anche luoghi inaccessibili come fiumi, paludi, stagni, montagne e altri di questo genere. E parlandole, come si racconta, officiava purificazioni, scacciava pestilenze e venti dalle città che gli chiedevano aiuto per questo.
Quindi immaginiamo uno sciamano addestrato in una cerchia iniziatica apollinea o sciamanica e di guarigione, nell'estremo nord-est, che entra in contatto con lo sciamanesimo, meglio con la sapienza della Magna Grecia, con Pitagora, e quindi c'è una connessione tra il pitagorismo e l'estremo oriente, tra la Magna Grecia e l'estremo oriente. Apro una parentesi testimoniata da un ritrovamento archeologico che è stato finora messo sotto silenzio. Io ne ho pubblicato in anteprima la foto nel mio ultimo libro, Attraverso Oltre, che è il ritrovamento di un vaso, di un coccio di vaso in area lucana a Taranto, databile 400 a.C., quindi prima che Alessandro Magno andasse in Oriente e quindi che poi diventasse normale il contatto tra Oriente e Occidente. Siamo nell'epoca di Platone, esisteva, c'è un coccio che raffigura un mongolo ed è dipinto a Taranto. Poi se c'è tempo, se lo trovo, ve lo faccio vedere. Quindi questi contatti tra l'estremo oriente e la nostra Magna Grecia sono anche archeologicamente documentati e c'è tanto altro. C'era la seta cinese in Atene nel V secolo a.C., c'era una via arcaica della seta, così come c'era una via dell'Ambra che connette l'Italia e la Grecia con il nord baltico e quindi con tutta la dimensione dello sciamanesimo nordico. Ecco, di Abaris vi leggo ancora qualche testimonianza perché è interessante. Sempre Giambrico, il neopitagorico, ci dice: si racconta che questo Abaris venisse dagli Iperborei, raccogliendo oro per il tempio e predicendo pestilenze e anche curandole, come faceva anche Epimenide Cretese. Raccontano anche che a Sparta avesse officiato sacrifici apotropaici. E per questo non si abbatté mai più la peste tra gli spartani dopo di allora. E poi ancora si dice una cosa interessante. C'è concordanza, qui ora parlano di Pitagora, nel riferire di Pitagora miriadi di altri prodigi, ne parla sempre Giambrico collegandosi ad Avaris, ancor più divini e stupefacenti. Previsioni infallibili di terremoti, rapido allontanamento di pestilenze, bufere di vento e grandinate placate in un istante, flutti di mari e fiumi placati per facilitare il passaggio dei discepoli. Di questi stessi poteri erano dotati Empedocle di Agrigento, Epimene di Creta e Abaris Iperboreo, che in molti luoghi compirono prodigi del genere. Le loro opere poetiche sono chiare al riguardo, peraltro Empedocle era soprannominato stornatore dei venti, l'abbiamo visto, e Epimenide purificatore e Abaris viaggiatore del cielo, perché trasportato dalla freccia di Apollo Iperboreo che gli era stata donata, attraversava fiumi, mari e lande invalicabili, viaggiando in qualche modo nell'aria. A noi interpretare cosa voglia dire. L'ipotesi è che questa freccia d'oro, come un talismano, addensava in sé, come certi strumenti rituali tibetani, tipo il furba, che è fatta freccia anch'esso, dei poteri, cioè diventava la catalizzazione oggettuale di uno stato di coscienza, chiamiamolo sovramentale o più profondo, che consentiva l'accesso a forme di potere che non sono accessibili nello stato di coscienza ordinaria. Cioè che un oggetto possa diventare un oggetto consacrato. Altrove ci dicono anche che Abaris si fermava solo durante queste sue corse che lo portavano dagli Iperborei alla Grecia, alla Magna Grecia, solo in luoghi sacri. Ci dicono che egli viveva in questo tragitto in uno stato di coscienza alternativo che poteva dare accesso a facoltà impensabili per chi sia nella coscienza ordinaria. E infatti chiunque sia nella coscienza ordinaria non avrà mai accesso a nessun potere cosiddetto paranormale,
motivo per cui Piero Angela non potrà mai vedere qualche fenomeno paranormale perché è talmente decoccio che con quell'approccio qualunque demone, fata, strega, mago, appena vedono Piero Angela spariscono e lo lasciano alla sua limitata e mutilata umanità da Homo sapiens a metà. Vi volevo ancora aggiungere, e abbiamo ancora una decina di minuti, poi passiamo alla parte esperienziale, qualcosa a proposito di Aristea, che è un'altra figura che ci porta invece verso nord, nel Mar di Marmara, vicino al Mar Nero, quindi i confini nord-orientali della Grecia. Di Aristea ci si dicono alcune cose interessanti. Ovvero sia, ve le leggo perché è sempre bene basarsi sulle testimonianze antiche. Cioè, mi pare Diogene Laerzio che dice: dicono che Aristea, che per lignaggio non era inferiore a nessuno dei suoi concittadini, entrò in una gualchiera, credo sia dove si lavora la lana, nel Proconneso e morì. E il cardatore, dopo aver chiuso il suo laboratorio, uscisse per portare la notizia ai parenti del defunto. E quando si era ormai sparsa in città la voce della sua morte, la contraddisse un uomo di Cizico, che proveniva dalla città di Artace, e sosteneva di essersi imbattuto in Aristea mentre andava a Cizico e di aver conversato con lui. E si opponeva con forza mentre i congiunti del morto erano venuti alla gualchiera con il necessario per la sepoltura. Ma una volta aperta l'officina, Aristea non apparve né morto né vivo. 7 anni dopo ricomparve nel Proconnese e compose questi che dai greci vengono detti versi arimaspei, e dopo averli composti sparì per la seconda volta. Poi salta un attimo e dice: Aristea rivelò ai Metapontini, cioè Magna Grecia, perché venne a Metaponte in Italia, un altro che viene dal nord-est, più da vicino in Italia. I Metapontini riferiscono che Aristea in persona apparve nella loro terra e ordinò di erigere un altare in onore di Apollo e di porre accanto a esso una statua con inciso il nome Aristea il Proconnesio. E Aristea rivelò loro che Apollo era giunto nella loro terra, unici tra gli italioti, e che lui, che ora era Aristea, lo aveva seguito. Ma allora, quando seguiva il Dio, era un corvo. E poi un altro testimone ci dice: e la psuche, cioè il principio di interiorità, uscita dal corpo, l'anima, vagava nell'etere come un uccello. Diceva che la sua psuche, lasciando il corpo e volando immediatamente all'etere, girava intorno alla terra, il viaggio astrale. Una definizione chiarissima. C'è chi dice anche che in bilocazione astrale Aristea avesse visto quello che accadeva presso gli Arimaspi, che era un popolo mitico dell'estremo nord, vicino agli Iperborei, e avesse scritto i suoi versi arimaspei in seguito a un'esperienza di tipo astrale. Qui lasciamo ad ognuno di noi. Ancora Plinio, nella Storia Naturale, ci dice: di Aristea sarebbe stata avvistata l'anima che volava via dalla bocca in forma di corvo. Eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quindi direi che, avviandomi alla conclusione di questa carrellata, no? Sul sciamanesimo, eccetera, la trance, l'estasi nella Grecia antica, ci siamo imbattuti in particolare in una figura Abaris connessa con lo sciamanesimo mongolo che ci apre all'area anche tibetana, all'Estremo Oriente, alla Cina, all'India, e quindi al taoismo, a tutta questa grande tradizione sapienziale. Abbiamo visto una connessione tra l'Estremo Oriente, l'Oriente Medio, l'Oriente e l'Occidente, in particolare Magno Greco, quindi questa importanza di recuperare le basi meditative, pratiche, sciamaniche, sapienziali della nostra cultura
in particolare, e anche attraverso figure storicamente più note come Parmenide, che nel suo Perifuseos, nel suo poema, sintetizza mirabilmente uno stato di coscienza unitario, io la chiamo coscienza oceanica, ma Empedocle stesso è lo stesso Pitagora. Pitagora è quello che ha esplicitato il fatto che tutte le cose molteplici siano manifestazione di un grande uno attraverso i numeri. È l'uno che diventa i molti, il mondo è strutturato numericamente, in modo tale che tutto sia riconducibile all'uno e l'uno sia articolato nei molti. La cosa fondamentale di tutta questa grande sapienza greca, magno-greca, ma anche orientale, è l'acquisizione dello stato di coscienza unitaria, cioè di unione con il tutto, che poi troviamo in generale. È accessibile negli stati di trance che, ecco, da questo stato di coscienza è possibile, in esso radicati e radicate, attingere a forme di azione non possibili nello stato di coscienza ordinario. Quindi è possibile la guarigione, è possibile la bilocazione, è possibile l'azione sugli elementi della natura, per esempio anche di Orfeo, altro archetipo. La metà tra musica, poesia e sciamanesimo, si dice che col suono della, con le sue parole, il suono della sua cetra, riuscisse a uscire i pesci dall'acqua, a correre gli uccelli al suo canto. Quindi è la figura dello sciamano artista connesso con la natura. Ecco, abbiamo testimonianza, abbiamo visto in particolare in Aristea, ma lo troviamo anche in altri, per esempio nel Proemio di Parmenide c'è un viaggio della psiche, dell'identità di Parmenide, è un viaggio astrale, come quelli che faremo noi tra un attimo col tamburo, accompagnati dal tamburo, lui aveva altre tecniche, ma il carro dell'interiorità lo conduce a cospetto con la dea, al di là della porta della notte e del giorno, e la dea gli comunica la verità. Ovvero sia che c'è un cuore che non trema della ben rotonda verità e le opinioni dei mortali, ma che questi due livelli, l'assoluto, il grande uno, il principio di tutte le cose e il mondo dell'apparenza e delle opinioni, alla fin fine sono anche connessi quando si guarda tutto con uno sguardo iniziatico e risvegliato. Ecco, va bene, io avrei chiuso la mia introduzione a questi temi. Spero di essere stato, nei limiti del possibile, chiaro e di avervi proposto figure significative che sono veramente poco studiate, poco conosciute. Poi ci sarebbe tant'altro da dire. E vediamo se c'è spazio anche per domande o comunque adesso lasciamo al nostro Nello di condurre la situazione. Grazie Angelo, è affascinante, così ricca, così acuta la tua presentazione, ma bellissimo, ma soprattutto con qualche cosa che, ecco, lo sciamanesimo non dobbiamo andare negli altri continenti, ma soprattutto possiamo conoscerlo attraverso le nostre radici e come dici te, magari anche approfondendo gli studi classici, chissà in futuro se faranno anche questo. Comunque, bellissima tutto quello che hai detto, è molto interessante e proprio partendo dai tuoi racconti, quello che affascina, quello che io propongo anche come esperienza, mi propongo, però sentitevi liberi, soprattutto per coloro che hanno già fatto tanti lavori sciamanici, di connettersi con uno o più degli elementi degli individui, delle persone che ha parlato, dei miti che ha parlato Angelo, quindi da Parmenide a Socrate, a Pitagora, ovviamente, ad Abaris, ad Aristea. Quello che vi propongo io, se volete una traccia,
Mi affascina molto la freccia d'oro di Abaris e vi proporrei di fare un viaggio con la freccia d'oro, con la freccia d'oro di Abaris e tipico degli sciamani perché non possiamo fare altro che sperimentarlo in questo stato elevato di coscienza, con il suono di tamburo. Praticamente ciascuno di voi potrà seguire le orme di Abaris, gli incontri che ha fatto, ma soprattutto diamogli anche uno scopo a questa conoscenza, a questa sapienza, come dice Angelo, qui possiamo accedere, capire come Abaris, o magari se volete Pitagora, se qualcuno è più affine a Pitagora, come potevano loro, sia Abaris che Pitagora, che Aristea, guarivano i luoghi per vari motivi, dalle stragi oppure alle pestilenze. E io direi che è il nostro caso di andare a vedere come possiamo guarire i nostri luoghi, quelli in cui viviamo, non, da un punto di vista sia della natura, ma anche da un punto di vista, diciamo, di uomini, di persone. Quindi, con questa situazione attuale abbiamo veramente bisogno di una guarigione collettiva. Fatelo con il dono che ha dato ad Abaris Apollo, quindi con la freccia d'oro, quindi siete in forma sicura, avete la divinità di Apollo che vi sostiene, vi protegge, quindi sentitevi in qualche modo sicuri nel fare questo viaggio. Immaginate o di prendere o di salire sulla freccia d'oro e intendete di seguire le tracce, le orme, ma anche le azioni, le imprese di Abaris dal mondo iperboreo fino alla Grecia e fino alla Magna Grecia e capire come lui era in grado di guarire i luoghi, guarire le comunità dai problemi collettivi. Quindi lavoriamo in maniera collettiva. È importante che vi sentiate sicuri, è importante che vi sentiate protetti da questa freccia d'oro che è un dono giusto, Angelo, ad Abaris. E quindi io vi propongo adesso un viaggio con il suono del tamburo, che come diceva Angelo, il timpano era lo strumento, uno dei due strumenti principi dei riti estatici eleusini, e quindi non stiamo facendo niente di nuovo, cioè stiamo andando a ritroso quello che facevano i nostri antenati 2-3 mila anni fa. Quindi useremo il suono del tamburo nella maniera classica. Quindi quando sentite il suono del tamburo, insomma, prima di tutto io vi propongo di connettervi, di immaginare questa freccia d'oro donata da Apollo e intendete di seguire le orme di Abaris e capire come lui guariva, come lui aiutava le comunità nella loro guarigione e come aiutava anche, perché poi, come vedete, come in Pedro, che nel brano che ha citato Angelo, Empedocle lavorava molto con gli elementi, con l'acqua, la terra, l'aria e il fuoco, era in grado di parlare al sole per la siccità, alla pioggia, all'acqua, al vento. Quindi lavorare anche con queste cose. Vedete voi, ci sono mille spunti, un sacco di spunti da quello che ci ha raccontato Angelo. Vediamo cosa succede e poi alla fine ci sarà lo spazio anche per chi vuole di raccontare le sue esperienze. Io sono interessato molto anche a raccogliere le testimonianze della sapienza, perché quello che stiamo facendo è accedere a questa sapienza, che è molto diversa dalla conoscenza o dall'informazione cui siamo tutti i giorni bombardati. Quindi facciamo questo viaggio e sicuramente anche per voi vi potrà essere di aiuto per comprendere un po' meglio il nostro pianeta, dove viviamo, i luoghi in cui viviamo
e la comunità a cui apparteniamo, quindi il genere umano, comunque la parte anche ristretta o più ampia della comunità a cui noi apparteniamo. Ok? Allora mettetevi comodi, rilassati, potete chiudere gli occhi o mettervi una bandana, vi lascio qualche minuto per sistemarvi, io intanto preparo il tamburo e poi mettete in cuffia che di solito funziona meglio, se potete, e buon viaggio. Vi ricordo quindi se volete per sentirvi protetti da questa grande divinità potente nell'acropoli di Agrigento, il tempio più imponente era proprio quello di Apollo. Sentitevi protetti nel viaggio da Apollo e dalla sua freccia d'oro che ha donato ad Apares, e seguite le orme di Apares. Oppure, se volete, potete comunque connettervi anche con Pitagora o qualunque altro personaggio che ha parlato, ci ha illustrato Angelo, che cui magari vi sentite per qualunque motivo più affine. Ok? Allora, sistematevi, intanto preparo il tamburo. E buon viaggio.